Coronavirus in Cina, l'allarme di Xi Jinping, situazione grave, l'epidemia accelera, 41 morti e 1400 contagiati, stop ai viaggi organizzati. Primi casi in Europa, 3 confermati in Francia, l'UE convoca il Comitato Sicurezza Sanitaria, contagi anche in America e Australia. Mattarella ricorda Chiara Lubich, alle democrazie serve senso di fraternità, fondamento di civiltà contro il rischio del dominio degli interessi. Domani le regionali in Emilia-Romagna e Calabria, seggi aperti dalle 7 alle 23, lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. 4 anni fa il rapimento di Giulio Regeni, ucciso al Cairo, cerimonie fiaccolate in molte città, i genitori grazie a chi ci sta vicino. Sci, fantastica tripletta azzurra nella discesa libera di Bansko, trionfo rosa con Elena Cortoni davanti a Bassino e Brignone. Compie 50 anni Bridge Over Troubled Water, capolavoro di Simon & Garfunkel e ultimo album del duo statunitense. 11 canzoni che sono un pezzo di colonna sonora degli anni 70 e che ancora oggi regalano emozioni. Buonasera, buonasera a tutti voi dal TG1. L'epidemia di coronavirus accelera e la Cina è in una situazione grave, lo ammette lo stesso presidente Xi Jinping. 41 le vittime finora, oltre 1400 contagiati. Si teme che almeno 350.000 persone siano coinvolte nella sola città di Wuhan, epicentro del contagio. Nuove misure di quarantena, Hong Kong dichiara lo stato di emergenza. La corrispondente Giovanna Botteri. Arrivano con le ambulanze.